Ed ora voltiamo decisamente pagina, parliamo dell'associazione Occhi Azzurri, qui con noi questa sera il presidente Filippo Ruvioli. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Dunque, la sua associazione si è costituita 2 anni fa e ce ne vuole parlare? Sì, è un'associazione, un'organizzazione di volontariato, in realtà una onlus, che è nata partendo da un'esigenza di tipo familiare. Poi in realtà immediatamente dopo, anche per la scarsità di informazioni che c'erano riguardo la malattia di Orlando, che è il nostro secondo figlio, questa organizzazione di volontariato si è rivolta agli altri, innanzitutto per cercare delle risposte che non avevamo e poi perché abbiamo in questi 2 anni trovato molto sostegno da parte di altre persone che si sono attivate per noi e che ci hanno portato avanti, sostenuto e quindi ci sembrava giusto e doveroso dare una risposta anche a loro. Quindi quello che stiamo facendo oggi per Orlando e per altri bambini come lui sarà più utile a altri bambini che arriveranno dopo, per una serie di motivi, perché è una situazione molto complicata, una malattia rara, non ci sono informazioni. Ecco, non solo Filippo è una malattia rara, ma oserei dire rarissima perché si Sì. registrano finora 20 casi in tutto il mondo e ancora appunto Sì. questa patologia non ha un nome. Queste sono le notizie che abbiamo. Attualmente non ha un'etichetta la malattia di Orlando. Sicuramente è una questione legata ad aspetti genetici, che condizionano il suo sviluppo a livello generale, quindi sia per gli aspetti neurologici che per gli aspetti fisici, motori, del linguaggio. Attualmente non sappiamo nulla. Quello che sappiamo è che ci sono dei medici di altissimo livello, mobilitati da un nostro amico che è di Cremona, ma che è anche incidentalmente uno scienziato che lavora negli Stati Uniti, e che ha attivato dei canali per cercare di trovare il modo di dare un nome alla sindrome di Orlando e soprattutto per trovare delle strategie di tipo operativo. Ecco, quali sono le difficoltà che incontrano questi bambini? Ma Orlando oggi ha 5 anni, però non parla, cammina appena, non ha nessun tipo di autonomia attualmente né in termini di capacità di comunicare piuttosto che di assumere cibo da solo. Per certi versi il suo percorso è assimilabile a quello dei bambini autistici, ma non è prettamente sovrapponibile. Sappiamo veramente poche cose. La difficoltà più grossa che abbiamo non è tanto la malattia di Orlando, è il fatto che la società in cui viviamo non è pronta per Orlando e per altri bambini come lui. Per cui il nostro obiettivo, il nostro sforzo è quello di cercare, oltre che di far ricerca, oltre che di mobilitare persone, di cambiare la società in cui viviamo. Ad oggi Filippo, oltre ad Orlando, pare non si registrino casi in Italia, ma di fatto l'associazione potrebbe anche essere un buon veicolo per quei genitori che Certo. magari hanno situazioni simili alla sua. Sì, assolutamente. Infatti uno degli scopi dell'associazione è proprio quello di andare in piazza per trovare quante più persone possibili che abbiano una notizia che ci possa portare avanti nella ricerca. Recentemente proprio ci è arrivato un contatto da Torino di una famiglia e stiamo cominciando a parlare con loro per vedere se la loro figlia ha qualcosa che possa assomigliare al problema di Orlando. Ecco, dal punto di vista della ricerca, da 2 anni a questa parte, quindi Sì. dalla costituzione della società, si sono fatti anche dei piccoli passi oppure no? Piccoli, medi e grandi. Abbiamo intrapreso principalmente la strada della ricerca genetica, abbiamo fatto un esame estremamente complesso che ci ha portato praticamente ad essere dei pionieri dal punto di vista dell'analisi dei risultati di questo esame. Un esame genetico che ci ha permesso di leggere il genoma di tutti e quattro i componenti della famiglia. Incrociando questi dati si dovrebbero riuscire a capire le caratteristiche che sono proprie solo di Orlando e questo dovrebbe poterci aiutare a individuare le sue fragilità, le sue caratteristiche particolari. Siamo dei pionieri perché purtroppo in Italia questi esami sono ancora molto costosi, gli investimenti che noi abbiamo fatto nella ricerca sono investimenti che sono stati resi possibili grazie al nostro impegno personale, agli aiuti che ci sono arrivati, però effettivamente
c'è ancora molto da esplorare. Benissimo Filippo, siamo in conclusione di questo intervento, ma avremo modo poi di ospitarla ancora nei nostri studi. Per chi volesse contattarvi? Allora, sul sito che abbiamo realizzato ci sono tutti i riferimenti, quindi basta accedere a internet al sito www.occhiazzurrionlus.org, ci sono i riferimenti miei, di mia moglie, i numeri di telefono, mail. Ci sono anche tutte le attività che stiamo facendo, che abbiamo fatto da quando è nata l'organizzazione ad oggi, e quindi volendo ci si può trovare abbastanza facilmente. Sì. Benissimo, Presidente, io la ringrazio appunto per quello che state facendo. Grazie per essere stato con noi, arrivederci. Grazie, arrivederci.